Dunque, io devo per forza agire sulla tastiera, perché questi sono suoni, non sono rumori, quelli che sentite. Poi ci sono gli effetti speciali, siamo d'accordo, che sono sintetizzati dallo strumento, però il compositore è anche l'esecutore, non c'è niente da fare. Ecco per cui bisogna avere la fantasia, il cercare, diciamo, la giusta atmosfera, i giusti. Insomma, non è che non è semplice. È che io ho provato a vedere altri che non hanno questa qualità, semplicemente questo, capisci? E io volevo fare una cosa molto unica, molto personale, non volevo copiare né la musica d'avanguardia, come tipica degli anni 60 e 70, e quindi io ho voluto fare una musica che in realtà tenesse ancora in considerazione un linguaggio comprensibile. E l'ho chiamato linguaggio pantonale, perché lo stesso Schoenberg, no? Gli dava fastidio sentirsi dire lei è un compositore atonale. No, io sono un compositore pantonale, cioè il pan racchiude tutte le esperienze sonore, mentre invece l'atonale le priva con quella davanti, è molto riduttivo. Quindi io sono un compositore pantonale, capisce? Ecco. C'era un po' di jazz. Sì, ma è naturale, certo. È chiaro. All'inizio. Sì. Quel pezzo che ci ha fatto ascoltare per ultimo. Sì. Materialmente, quanto tempo le è costato? Ah, ecco, quello è un altro discorso, no? Perché il problema è questo, mai, mai mettersi davanti alle apparecchiature se non si ha voglia, prima cosa. Cioè, anche in questo caso, anche se non devo scrivere le note, come, bisogna avere l'ispirazione. E quindi ci sono dei momenti in cui non si fa proprio nulla, mi passo, può passare un mese, un anno, poi improvvisamente ecco che viene questo impulso. E nel giro di un giorno o due al massimo si può fare un pezzettino così. Ma non solo, io ho provato a fare anche pezzi lunghi 40 minuti in 2 giorni, per dire, perché mi sentivo coinvolto pienamente. Allora, passiamo adesso quindi alla musica sinfonica elettronica, proprio nel vero senso del termine. E qui adesso c'è ancora? No, dovrà arrivare il signore. Come si chiama, scusi? Marzio, Vittorio. Vittorio, benissimo. Due. Due, così fanno un po' di confusione, benissimo. Okay. Allora, chi di voi ha letto il libro di Hermann Hesse Siddhartha? E tutti, penso. Sì, io sì. Oh, bene. Allora, nel 1992 io avevo appena perso la nonna, ero disperato. E a un certo punto ho detto cosa faccio? Vabbè, chiamo in bianchino, no? E ridipingiamo tutto, tanto per. Poi qui ci starebbe bene un bel armadio, prendiamo un armadio. Non solo, l'ho voluto montare io, è stata la prima volta che sono riuscito a montare un armadio gigantesco. E mentre sentivo l'armadio gigantesco, ho acceso la radio e su Rai Radio 3 c'era a puntate la lettura di Siddhartha. Rimasi fulminato. Perché? La voce del lettore è importantissima. Bravissima. Quello che diceva sembrava che fosse uno venuto a consolarmi, ma anche di più. Passarono 2 mesi da ottobre, io feci appunto la prima conferenza qui, stavo montando il mobile intanto. Okay. Poi a dicembre, tac, mi è venuta questa voglia di fare un pezzo. Ho fatto il pezzo e subito dopo mi sono accorto, leggendo le fasi del libro, che avevo realizzato la sintesi del libro nella musica. Allora chiaramente ho detto, caspita, questo lo chiamo Siddhartha, per forza. Ecco, ora questo brano dura 41 minuti e mezzo, quindi noi sentiamo adesso soltanto il finale. I finali miei, sinfonico-elettronici, sono di due tipi, o maestosi, di un'apoteosi straordinaria come Siddhartha, oppure qualcuno è invece circolare, cioè ritorna all'inizio, come all'inizio, la famosa forma ciclica, inizia, poi nel mezzo ci sono tanti avvenimenti, però alla fine si ritorna al punto di partenza. Allora in quel caso la domanda rimane aperta, cioè,
tutto questo lavoro, tutta questa esperienza, che cosa è servita? No, è servita, ma non ho raggiunto nessun punto d'arrivo, e questo è il fatto. Quindi, invece, nel caso di Siddhartha c'è il punto d'arrivo, perché l'illuminazione, no, la gioia di sentirsi libero da tutti gli affanni, non solo terreni, ma anche, diciamo, quelli spirituali, non c'è più la ricerca di chi sono io, ma c'è la comprensione del mondo, no, alla fine di Siddhartha, è chiaro che lì c'è la massima potenza, esaltazione. Allora lì ho usato la super orchestra sinfonica, e nel finale io mi sono ispirato a un brano di Igor Stravinsky. Chi mi sa dire qual è il brano che piano piano cresce e finisce con un'apoteosi, una maestosità incredibile? Sagra della prima. No, dai. È un brano che... è un balletto, ma non è quello. L'uccello di fuoco. È l'uccello di fuoco. Il finale con quel tema, no? Bene, allora sentiamo questa parte finale di Siddhartha. Signore, passi pure alla... Beh, prima... Sì, alla traccia numero 4. Un ultimo particolare. A me piace l'orchestra sinfonica con l'aggiunto dell'effetto dell'organo. Perché, secondo me, l'organo deve giustamente entrare a far parte sempre dell'orchestra sinfonica. Non deve esserci solo per fare il concerto per organo e orchestra, ma l'organo, come d'altra parte anche il pianoforte, io lo considero uno strumento dell'orchestra e quindi lo faccio partecipare spesso. Stravinsky ce l'aveva sempre. Capite? Allora, sentiamo questo finale di Siddhartha. Vai pure alla traccia numero 4.
ovviamente tam tam e gong non possono non mancare per creare l'apoteosi finale. Quindi vi siete resi conto che io appartengo a quel filone dell'ultima fase tardo-romantica nel fatto di creare un tipo di visione sinfonica, appunto, in cui in questo caso l'apoteosi deve avere il massimo di tutti gli strumenti disponibili. Ecco. Allora, un altro ultimo esempio di questo gigantismo è dato dal brano seguente che si intitola Le grida degli oceani. Perché dopo, qui in realtà, ecco sì, in effetti avevo già una mezza idea di dedicare qualcosa agli esseri, agli animali degli oceani, e in particolare alle balene, e cioè alla distruzione, all'uccisione delle balene che rischiano l'estinzione. Allora io concepì il brano in due parti, la prima angosciante, drammatica, tra veramente di una tristezza esasperata, e questa non la sentiamo, e poi la seconda parte invece il salvataggio del mondo animale e quindi un'apoteosi per lo scampato pericolo, cioè l'uomo che non riesce più a distruggere, no, gli animali del mare. Ecco, questo è un brano naturalmente pieno di utopia, un sogno, possiamo dire così, perché non sarà così in effetti, però a me è piaciuto appunto contrapporre le due cose, la distruzione dell'uomo per far vedere quanto è crudele e poi invece il mondo animale lasciato libero, eccetera. Tant'è vero che io a un certo punto ho utilizzato il canto delle megattere. Io ho preso una cassetta apposta e inserì nel brano poi il canto delle megattere e mi è piaciuto tantissimo. Allora adesso preparatevi subito all'impatto super potente, gigantesco, del fatto che le balene si sono liberate dall'ossessione dell'uomo che le caccia. E quindi c'è questo mondo rigoglioso, no, che assomiglia un po' a una nuova Atlantide, tutto sommato. Attenzione, appunto, la traccia numero 6. Questo si trova su YouTube, questo pezzo. Thank you.
altro effetto di dissolvenza, si sente qualcosa tipo l'elice il vento, pensate. Sono le voci di un coro buddista in lontananza. Certo. E tra poco, ecco le arpe. Oh, il primo suono. Resta solo un tremolo di violino e loro che si allontanano nell'oscurità dell'oceano. A grandi distanze il canto delle balene, cioè dopo di 20-30 quando arrivano. Questo brano finisce così. Bellissimo, ecco. Bello, bravo. Bene, allora, adesso siamo arrivati all'ultimo pezzo. Devi andare, vai pure, non c'è problema. Allora, io direi, prima di aggiungere alcune cose, sì, brevino, quali sono gli altri argomenti che ho toccato? No? Quindi, allora, qui c'è un qualcosa legato un po' all'ecologia, chiamiamolo, no? Ecco, vabbè. Ma un altro filone molto importante sono i 9 viaggi nell'universo pantonale. E cioè quelli sono i viaggi spaziali, cioè in cui io mi immagino innanzitutto la creazione della Terra fino alla nascita dell'uomo, all'arrivo dell'uomo. Poi ho descritto nel secondo viaggio l'essere umano, da quando è piccolo a quando muore, cioè da fin quando possibilmente arriva all'età anziana. Il terzo viaggio invece risponde alle civiltà che l'uomo ha creato e purtroppo, oltre alle cose belle, ha creato anche le guerre. E quindi un cammino, una visione delle guerre devastanti dell'umanità. Il quarto viaggio, invece, presenta il logorio della vita moderna. Perché non si è preso il Cinar, no, non c'era. Il Cinar non c'era. Quindi, l'uomo che è costretto a diventare un automa, tutte le mattine deve prendere, insomma deve andare a lavorare, trova la coda, e poi dopo anche il lavoro, una noia mortale, eccetera, quando torna a casa la coda, per di più il temporale, quindi una specie di ironico brano sulla civiltà contemporanea. Il quinto brano invece è bellissimo, cioè la visione della Terra attraverso le missioni Gemini, Apollo e attraverso gli Shuttle. Quindi la Terra descritta in modo spettacolare, però ancora, diciamo, abbastanza vicino. Il sesto viaggio, beh, è la conquista della Luna. Ho voluto descrivere quello. Il settimo viaggio, invece, va oltre il sistema solare
e dopo varie peripezie arriva una civiltà amica. Ma l'uomo non è contento e allora fa l'ottavo viaggio. Nell'ottavo viaggio, invece, incontra solo desolazione e distruzioni e se la cava per un pelo. La conclusione è il nono viaggio. Secondo lei, l'ho finito bene o male? Il nono viaggio? Sì, il nono viaggio. Il nono viaggio io penso che sia finito bene. Ecco, vedi, perché lei è ottimista. Ma un pessimista come me, che odia l'umanità, si può immaginare, no? Distruzione completa, buco nero, buco nero gigantesco e tutti vanno a finire dentro il buco nero. D'altra parte ho fatto 9 viaggi come le 9 sinfonie di Beethoven, ha capito? E volevo, quindi se davo la speranza ancora mi toccava fare il 10° viaggio, no, quello ci ho pensato, ho detto lasciamo no. Comunque hai creato un tuo ring. Cos'è? Hai creato un tuo ring. Il mio ring invece di 4 è questo. Ah, ecco, sì. Poi ci sono i viaggi nei labirinti della psiche, quelli sono tosti. Sì. Sono 3, ma sono veramente tosti, perché se uno riesce a superarli, praticamente non riesce. Perché trova degli ostacoli pazzeschi durante questi. Soltanto nell'ultimo, nell'ultima fase del terzo, c'è una prova alla serenità. Ecco, ma soltanto nel terzo. No, perché ne farei un quarto? No, sono rimasti 3. E Angelo, fai vedere. Sto dicendo appunto quali sono. Poi ci sono alcuni che trattano l'infinitesimale, cioè i viaggi nel microcosmo cellulare. Ecco. E poi ci sono altri titoli, in cui per esempio uno, il mondo delle illusioni. Come il titolo già vi fa capire che gira e rigira, si torna sempre al punto di partenza. Infatti questo brano, no? Inizia e termina nello stesso modo quasi. Ecco. Il mondo delle illusioni. Poi ci sono altri brani dedicati ad alcune stelle. Per esempio io mi sono innamorato di una stella della costellazione della Bilancia. Chi di voi è della Bilancia? Nessuno? Benissimo. Che si chiama Zubeyrat Aqrab, è un nome arabo. Molte stelle hanno nomi arabi. Ecco, poi un altro, il trittico della cintura di Orione, che si chiama Al-Nilam, Al-Nitak e Mintaka. Ecco. Quindi ho osservato lo spazio. E poi ce n'è uno che si chiama Antares, una stella gigantesca, decine, centinaia di volte più grande del Sole, e così via. Poi ho fatto anche una ricerca possiamo dire, in un mondo onirico, cioè alla ricerca del paradiso perduto. Ecco, insomma, fino ad arrivare alla messa pantonale. Ecco. Adesso noi per finire vediamo un video. Ecco, un video. Che troviamo su YouTube? Da notare, no, perché è recentissimo, l'ho fatto proprio in questi pochi, 2 giorni e non l'ho ancora inserito. Ecco. Ho il DVD. Comunque.